Buongiorno a tutti, vi parlo da Bruxelles, ma sono in partenza per Katowice in Polonia, dove è in corso la COP24, dove i paesi firmatari dell'accordo di Parigi stanno discutendo di come adattare i loro impegni di riduzione delle emissioni all'estrema urgenza di ridurre il riscaldamento del pianeta a 1,5 gradi rispetto all'inizio dell'era industriale. Questa è una sfida molto importante, molto difficile. I gilet gialli per le strade di Parigi, ma anche i movimenti che si vedono nelle decisioni del governo rispetto alle ecotasse sul carburante, ci dicono che non sarà possibile avere una reale transizione ecologica giusta e davvero rivoluzionaria in modo positivo senza accompagnare questa trasformazione con delle misure che non sono solamente delle misure sociali, ma delle misure di sganciamento dei sussidi ai fossili e delle misure di investimento nei settori che davvero producono energia verde. Per esempio, in Italia il 70% delle case è completamente inefficiente da un punto di vista energetico. E aumentando dell'1% la nostra efficienza potremmo produrre 330.000 posti di lavoro, secondo la Commissione, e ridurre del 4% la nostra dipendenza dal gas estero. E ci sono 6 milioni e mezzo di italiani che sono esposti ad inquinamento e degrado ambientale, 7 milioni e mezzo che vivono in territori sottomessi al dissesto idrogeologico. Questi sono i veri investimenti che devono essere fatti, quindi il problema non è quello di opporre ecologia, misure ecologiche a quelle sociali, ma senza le une non ci possono essere le altre e viceversa, perché vivere in una situazione di clima sregolato e impazzito non sarà possibile per nessuno. Ciao!